siamo nella biblioteca comunale di San Costanzo, dove l'enogastronomo e ristoratore Rolando Ramoscelli presenterà il suo libro Le Marche in poltrona. Di cosa parla questo libro, Rolando? Dunque, il titolo viene da questo, Le Marche in poltrona, cioè significa leggere in poltrona, forse un piacere che a causa di altri mezzi di comunicazione oggi molti hanno perduto. Ho visto che siamo in una biblioteca, perché la lettura non è solamente per studiare, c'è lo studio, c'è anche il piacere di sfogliare un libro, l'odore della carta, guardare e riguardare un'illustrazione e poi informarsi, mettere un segno nella parte dove uno poi vuole ritornare per motivi vari. E qui i motivi ci sono, perché secondo me ci sono, perché è un libro di ricette, anche se è vestito in una maniera diversa. Io ho scritto 19 libri sulla cucina marchigiana, ma questo rappresenta un po' un unicum della serie, appunto perché sono delle novelle legate al mangiare, e alcune addirittura ci parla di mangiare in mezzo alla notizia, e in altre invece è solamente, come ad esempio i ragù di zia Bianca, ad esempio una novellina. Si parla solamente di questi fantastici ragù fatti in economia stretta, in periodi, speriamo che non vengano più, subito dopo la guerra, quando appunto le materie prime erano scarse, e il fuoco basso anche, insomma un insieme di problemi, le padelle erano tre e dovevano bastare, e insomma c'erano tanti, tanti di questi problemi, e questo rispecchia anche un po' lo spirito di adattamento dei marchigiani. Venendo al libro, come dico, le novelle sono tante, raccontarle tutte è difficile, vi posso prendere uno spunto di una, che secondo me è una delle più belle, molte riguardano San Costanzo, sì, faccio una storia locale, sì, sono storie che ho sentito raccontare, alcune sono totalmente inventate, altre invece hanno un fondo storico, addirittura comprovato da documenti. Una delle più belle, secondo me, è la Beccaccia. La Beccaccia, appunto, io sono stato anche cacciatore, una delle cose delle quali mi sono pentito della vita è stata quella di essere stato cacciatore. E vado appunto dopo aver chiesto un consiglio al cacciatore più anziano e secondo me esperto del paese, che era Mandolini Remo, taxista conosciuto da tutto il paese, e gli chiesi, dico, per queste beccacce, dice domani è la giornata buona, perché il vento è stato così, lui era molto esperto. Ma ce l'hai il cane? Dice, certo che c'ho il cane, ce l'ho, sì. E vado in questo luogo, conosciuto dai circostanziesi, che si chiama El Fors la Cacciara, vorrebbe dire il fosso dove si trovano le beccacce. Vado in questo fosso, cos'è il fosso? L'acquitrino, gli stivali si attaccano per terra, il fango. E questo cane che inizia a girare, ed ecco il frullo della beccaccia, spara un colpo e la beccaccia non muore, perché la beccaccia fa così, si nasconde dietro un albero e poi fa finta di essere colpita, e mentre invece riprende il volo non vista. E la scaltrezza della regina del bosco, è un animale intelligentissimo, si ciba di cose vive, mangia lumache, vermi, ed è eccellente, specialmente per dei crostini. Andando avanti, si ritrova ancora una volta sta beccaccia, sto cane, seconda figuraccia davanti al cane, io pensavo, mentre invece ritornando indietro decido di smettere, perché dico oggi non è la giornata, e mentre invece pensavo di non essere visto da nessuno, mentre invece non è così, questo lo dico a tutti, state attenti quando fate qualche cosa, perché da queste parti vedono tutto. In mezzo agli ulivi c'era un signore che fumava in Toscana, un mattino alle 6, e dico, oh, mi saluta, ma cosa fate qua? Ha detto, io... Sai, faccio colazione, sono in campagna abituato a quelle colazioni, sai, al mattino, con le uova, la lonza, eccetera. E mi metto qui in mezzo ai miei amici gli ulivi, che stimo moltissimo, e stamattina ho visto anche un bel spettacolo, questa caccia, ma c'è un granché come cacciatore. E sinceramente io mi difendo anche meglio, ma oggi è andata così, è peccato, perché a mio padre gli avevo promesso, come per tradizione, che il giorno di Natale mangiamo sempre per antipasto i crostini di beccaccia, magari con una lamellina di tartufo, e quest'anno purtroppo era una bella occasione, peccato. Ha detto, guarda, ti posso dare un consiglio, un piccione e due storni cucinati a dovere possono sembrare anche una beccaccia, una volta macinati, tritati con i loro odori. E così feci, e il giorno di Natale presentiamo questi crostini tormentati, perché
e tutti li mangiano. Mio padre mi chiama, mi dice: cosa ci sono le beccacce d'allevamento? Io non lo so, non credo, perché è un animale un po'. Perché queste hanno il sapore delle spigole di ieri sera, che era la vigilia. Quindi a quello lì non lo fregavi, nel senso che arriva da un'altra. E questo racconto è stato pubblicato dall'Accademia dei Tenebrosi di Orciano. Io sono iscritto a questa accademia. Ricordiamo poi che il libro è stato scritto quindi da lei e anche da... Io e Gianfilippo Centani, noi abbiamo sempre scritto in coppia. Grazie allora. Grazie a voi.